Buonasera a tutti, oggi parliamo di immobili comunali, ne parliamo con l'ingegnere Gaetano Benanti che ha condotto uno studio proprio su questi immobili del comune e risulta che gli immobili dichiarati dal comune e quelli catastali non combaciano, quindi occorre una verifica che già l'amministrazione comunale sta facendo. Io però ne voglio parlare qui con l'ingegnere Benanti anche per ringraziarlo di questa questo suo studio che non può fare altro che portare acqua al mulino del Comune di Palermo per fare chiarezza. Chiaramente la sua non è stata un'azione contro il No, Comune, quello. è un'azione positiva e appunto per questo appunto gli dobbiamo dire grazie per quello che ha fatto. Però cerchiamo di capire che cosa ha scoperto. Non combaciano i dati forniti dal Comune, tra gli open data e i dati catastali. Ecco, questo chiariamo semplicemente quello che è avvenuto, perché, ripeto, noi stiamo facendo una trasmissione in positiva. Io ho letto queste notizie su un articolo di Antonio Giordano pubblicato su Live Sicilia e quindi ho invitato l'ingegnere Benanti. Buonasera. Quindi, allora, io ho iniziato questo studio già nel 2015, più che altro per un'altra questione. Mi stavo impratichendo su uno Allora, strumento, diciamo così per per caso. caso, sì, perché mi serviva un elenco di indirizzi. Quindi mi sono imbattuto sul sito del comune. All'epoca ancora gli open data non c'erano, L'elenco. c'era l'elenco sulla sezione amministrazione trasparente, elenco che c'è ancora tuttora in effetti, In PDF in abbiamo. PDF. Quindi all'epoca presi quel PDF, poi l'anno scorso ho ripreso il PDF aggiornato e l'open data, che praticamente non è altro che una trasposizione in un formato più accessibile degli stessi dati. E quindi ho riversato questi dati su un servizio online che è quello di Google Map per localizzare i vari immobili. Scorrendo l'elenco mi sono accorto che molti immobili però non avevano i dati catastali, quindi mi sono detto, per fare un'operazione un po' più trasparente, più tranquilla, confronto i dati, vado a cercare i dati Quindi sul allora catastale. diciamo perché noi ci troviamo allora con un elenco PDF fornito dal Comune di Palermo già in un primo momento, poi successivamente con altri dati sempre del Comune di Che sono, Palermo sulla piattaforma Open sì, che Data praticamente sono copie di questo e PDF. successivamente i dati provenienti dal Catasto Sì, Nazionale. giusto, sì, l'avevo fatto giusto perché avevo notato già che sul file PDF, sia nel Già 2015, c'erano delle differenze. no, più che altro c'erano degli errori perché c'erano molte ripetizioni, mancava una numerazione degli immobili, mancavano dati catastali, quindi mi sono detto, vediamo di trovarli perché tanto al catasto nazionale tramite codice fiscale e partita IVA del comune questo elenco li trovo. Faccio la ricerca perché tramite il cassetto del cittadino questa ricerca la può fare chiunque e inserendo i dati del comune all'epoca su un elenco che all'epoca era di 12.000 e passa immobili. Me ne saltano fuori 15.000, quindi già nel 2015 c'era un divario di quasi 2.500 immobili. Adesso ho rifatto alla fine del 2016 questo Confronto, confronto diciamo. perché volevo tenere aggiornata la cosa e mi accorgo che il divario invece di essere come all'epoca 1 ogni 5, adesso è 1 ogni 2. Vale a E per dire, cui abbiamo poi abbiamo quindi 16. 16.000 immobili dichiarati al catasto nazionale contro 8.000 e passa dichiarati dal Quindi comune. c'è una differenza di circa 8.000 Sì, immobili, di cui non si sa perché non possiamo dichiarare che non sono, che non ci sono, non, cioè, non sappiamo cosa. Non diciamo sappiamo che che fine hanno fatto, ecco. tecnicamente sono persi all'interno della burocrazia perché il catasto non è probante dal punto di vista legale, però è una buona indicazione. Quindi mi dice il catasto che l'immobile X in teoria è di Cioè, proprietà la della. prima ipotesi potrebbe essere quella che questi mobili sono stati alienati da parte del comune, però non sono stati trascritti. Sì, però diciamo la Non so se quantità ho è. operato i termini Sì, no, esatti. esatto, la quantità però diciamo non è tale da No, dico giustificare. io una prima Una ipotesi prima per ipotesi. Per alcuni. alcuni sicuramente sì, perché allora io quando ho fatto l'analisi, la prima analisi, mi aspettavo di avere un divario tra quello dichiarato dal comune e quello dichiarato dal catasto, perché ovviamente
C'è sempre un movimento di immobili, quindi il comune lo sta alienando, quindi lo sta vendendo a qualcuno, oppure sta espropriando, quindi lo sta incamerando. C'è una Quindi, seconda ipotesi, quale potrebbe essere? Che sono, si sono stati. sono stati erroneamente catalogati, diciamo Oppure per. qualcuno se n'è appropriato in maniera, Allora, io diciamo, non questo non regolare. Allora dico, spetta a siamo nel me. campo delle ipotesi, Questo non ecco, spetta a ripeto, me dirlo, proprio per ovviamente. rispettare il fatto che il nostro è un ragionamento in positivo, per cercare di capire cosa sia Allora, successo, cosa c'è in atto, senza attribuire responsabilità a nessuno, la mia però siamo di fronte a un fatto nuovo. quello sicuramente. Penso Allora, che i numeri sono inconfutabili, perché sono quelli. quello sicuramente. No, il fatto è che potrebbe essere successo perché da quello che ho visto, io faccio analisi di dati da ormai quasi 20 anni, perché ho lavorato anche nell'informatica, quindi per me lavorare con i database e confrontare dati viene naturale. Guardando a primo acchito il file PDF del comune, viene subito, si capisce subito che non si tratta di un elenco che proviene da un processo produttivo strutturato. È più che altro, sembra più che altro un insieme di appunti presi da vari dipendenti. Quindi, per dire, l'indipendente X si occupa del complesso. In via Vatte la Pesca, e quindi dove ci sono Quindi non 50. c'è stato, nella raccolta dei dati, non c'è stato un vero e proprio coordinamento che accertasse la veridicità dei Da dati. quello che ho potuto vedere io così di primo acchito, sembra che non ci sia un ordine dietro, sembra più che altro una raccolta appunto di dati provenienti da più fonti, sempre all'interno ovviamente dell'ufficio patrimonio, che poi sono stati correlati, messi insieme, perché correlati implica già uno studio dietro, messi insieme uno dietro all'altro per soddisfare una necessità di legge, perché i comuni Certo, sono obbligati diciamo, adesso a pubblicare gli elenchi del. sono un residuo, possiamo dire, della pre-informatizzazione e quindi che comporta Allora, chiaramente. io lavorando nell'ambito dell'informatica devo dire che qua come aspetto tecnico, prettamente informatico, in effetti c'è poco, perché qua stiamo parlando proprio del voler organizzare il lavoro, cioè anche con un foglio di carta e una penna, a me viene spontaneo quando metto in elenco delle cose, intanto mettere l'ordine, quindi mettere un ordine, quindi immobile numero 1, immobile numero 2, e questo già nell'elenco PDF, questo non Non c'è. c'è, quindi questo già mi fa capire che non sono messi in un ordine cronologico o in un Ma è per ordine. tipologia, per esempio, che tipo di immobili noi Allora, si. io ho il comune di Palermo, i suoi 8.500 immobili, li classifica in circa 21 diverse categorie che sono pubblicate su Facebook, sulla pagina Open Data Sicilia. Ho fatto due post. E c'è di tutto, dall'arredo urbano all'edilizia residenziale, edilizia residenziale popolare, luoghi di culto, attività culturali. E poi c'è anche una sezione che sinceramente è abbastanza strana. Si chiama immobili non classificabili, cioè non si sa esattamente E dico, come. questi, diciamo, chiamiamoli fantasma, in quale categoria E allora, possono essere allocati? possono essere di tutto. Io Ah, facendo quindi nemmeno questo si. allora io ho fatto allora il facendo la ricerca sul catasto, ho visto che il No, ma comune di appunto dal Palermo. catasto che cosa emerge? Che tipo di immobili Allora, sono? vista la differenza tra i due insiemi, di fatto tutti quelli che ho trovato finora al catasto rientrano all'interno dell'elenco comunale, perché purtroppo alcuni gruppi di immobili non ho potuto fare le visure al catasto, perché sono gruppi di 11-12 mila immobili, e il sistema dato ai cittadini per poter fare queste ricerche non consente, per un problema proprio Potresti sono quelli di edilizia popolare. Allora, molti potrebbero essere edilizia popolare, ma potrebbe esserci di tutto, anche come si dice, immobili di tipo commerciale, immobili di tipo impianti sportivi, un po' di tutto. Certo, Quindi poi. il fatto è che praticamente non ho potuto fare le ricerche al catasto di quasi tutte le visure per singolo immobile, solo per un problema strutturale. Quindi. So che avete avuto un incontro con l'assessore al patrimonio. L'incontro è stato chiesto da lei oppure sono stati gli uffici che l'hanno chiamato? Allora, io ho fa quando all'epoca nel 2015 scoprì questa cosa, questo piccolo divario di 2.500 immobili, che poi è diventato
arrivato oltre 7.500, ho fatto presente tramite i contatti che avevo all'amministrazione pubblica che c'era questa problematica e ho detto, signori, se volete ne possiamo parlare. Nel 2015 non ho avuto risposte, ho risollecitato la cosa nel 2016 e l'assessore mi ha convocato giorno 29 dicembre. E con lui abbiamo discusso la cosa. Lui devo dire che era alquanto interessato alla questione, anche se a livello di responsabilità in effetti non è che competa direttamente a lui, come sì, l'ufficio patrimonio dipende da lui, però lui come figura di assessore, diciamo, in teoria dovrebbe già avere un elenco, cioè dovrebbe fidarsi di quello che l'ufficio già produce, quindi dovrebbe dire sì, in teoria dovrebbe essere già corretto Però quello diciamo, che da parte dell'assessore c'è stata una grande massima. No, disponibilità. massima disponibilità. Infatti con lui abbiamo chiamato direttamente la responsabile che mi aveva detto che mi avrebbe fatto sapere qualche cosa. Solo che sino adesso non abbiamo notizie. Già No, sono io trascorsi 4 mesi, sì, io 3 mesi. ancora non sono Non stato. so. Poi alla fine mi sono detto, alla fine, i dati sono di dominio pubblico perché sono pubblicati sul sito del comune. Io mi sono soltanto limitato a prenderli, organizzarli e metterli su una mappa. Quindi l'unica aggiunta che ho fatto è stato mettere un numero accanto a ogni singolo immobile e poi mettere un indirizzo in modo tale che potesse essere interpretato dal sistema. E Perché io dico, li ho pubblicati. l'azione fatta dall'ingegnere Benanti, ripeto, è meritevole chiaramente di apprezzamenti, però allo stesso tempo pone un problema che se l'amministrazione non si attrezza immediatamente potrebbe incorrere chiaramente in sanzioni da parte della Corte dei Conti, Beh, cioè, a parte ma diciamo questo, la sì. responsabilità non è assolutamente l'ingegnere Benanti, il quale ha offerto la sua collaborazione al Comune per far sì che si facesse chiarezza su questo aspetto Questo sicuramente. particolare. Sì, Quindi perché. ora è compito degli uffici comunali attivarsi per verificare se quello che dice un cittadino, in questo caso l'ingegnere Benanti, ma poteva essere qualsiasi altro cittadino, si poteva riferire ad un solo immobile e verificare se effettivamente l'immobile è regolarmente catastato, fa parte del patrimonio comunale, oppure se non è stata fatta la voltura e quindi il comune paga per conto di chi realmente dovrebbe pagare, cioè del nuovo Sì, ma proprietario, questi perché in sono. sostanza questo è il problema. Ma i problemi non sono soltanto questi, cioè di tipo, come ha detto lei, amministrativo. Il punto è che non avendo contezza del proprio patrimonio immobiliare, io non lo posso neanche No, ma valorizzare. nemmeno il bilancio, allora il bilancio è pure, non è veritiero in sostanza, perché Questo è l'ha una detto voce di lei. Sì, questa bilancio. è una voce di, sì, è una voce di bilancio. Diciamo che no, non rispecchia esattamente la realtà. Io lo dico, Ma dico posso pure per. all'assessore al bilancio, al momento in cui apprende una notizia del genere, perché purtroppo non riusciamo a quantificare in Sì. In entrata e in uscita quale può essere il danno oppure questo il no, vantaggio, sì, il ecco. punto è che praticamente materialmente, oltre a questi danni dal punto di vista di bilancio, c'è anche il fatto che non posso valorizzare, quindi non posso affrontare il problema dell'edilizia popolare o dell'emergenza abitativa, No, sfasa tutto. non posso valorizzare, per dire, un esempio potrebbe essere, ci sono parecchi appartamenti del comune che sono all'interno del centro storico e che per vari motivi non possono essere affidati a privati cittadini, perché magari non hanno quelle caratteristiche che possono essere oggi per una persona poter vivere, però possono magari essere utilizzati come. Questo, diciamo che questo, diciamo, l'accertamento di questo elenco che riguarda gli immobili è fondamentale per qualsiasi altra Sì, attività del Comune di Palermo. anche per redigere il PRG, per esempio. Esatto. Dico, nel momento in cui non sai qual è il controllo del territorio, come è conformato, non puoi Ecco fare perché niente. all'inizio dicevo noi dobbiamo ringraziare l'ingegnere Benanti per questo suo Io studio che ha fatto e che ha messo a disposizione dell'amministrazione comunale. l'ho messo a disposizione di tutta la popolazione perché poi questo può essere utile anche per i cittadini che quando devono, hanno, par, fanno, par, partecipano a un bando per l'assegnazione di immobili, vogliono anche capire esattamente dove si trova questo immobile, perché Certo, se io ho vabbè, bisogno. io abbiamo concluso, io non posso che ringraziarla come ho Ringrazio fatto già lei. Io diverse volte nel corso, sia all'inizio che durante la la trasmissione, perché ringrazio. ritengo che il suo è stato un lavoro molto proficuo per l'amministrazione comunale e spero che
l'amministrazione comunale ne tenga veramente conto per fare chiarezza su questa vicenda e per far sì che i bilanci siano regolari, il piano regolatore venga istruito secondo criteri certi, secondo notizie certe che riguardano appunto gli immobili del Comune di Palermo, che la ristrutturazione del centro storico avvenga in maniera intanto veloce, però con la certezza dei dati che vengono forniti dal catasto e poi successivamente dagli elenchi comunali. Quindi grazie, grazie ai telespettatori, buonasera a tutti. Grazie a lei. Thank you.
Thank you.